ai nostri microfoni, microfoni di Grosseto Sport, il tecnico della formazione ferrarese e bolognese, perché siete a metà, alla metà tra le due regioni, le due province, Velimir Andrejić. Che partita è stata? Perché per molta parte del primo tempo vi avete fatto soffrire, e forse anche un po' di più, la formazione locale. Penso che l'analisi è giusta, penso che la partita dopo l'abbiamo perso, dopo 1-2-3-1 ultimi 5 minuti del primo tempo, l'abbiamo gestita malissimo, e poi dopo inizio del secondo tempo, primo tiro in porta, è andato 4-1 e lì partita è finita, e sarebbe stata molto molto dura dopo riprenderla. Mi dispiace perché abbiamo approcciato bene la partita, abbiamo fatto soffrire una squadra del genere. Penso che il risultato può essere anche un po' più troppo severo, troppo pesante, sì, anche a mio modo di vedere. Però futsal è questo, quando fai errori grossolani, altra squadra che lotta per andare direttamente in A2 dopo le paghe, quindi noi siamo giovani, sono contento della risposta dei ragazzi giovani, del Fabio Di Mauro che è entrato prima volta nel quintetto, che da dicembre gioca a calcio. Quello 5, il gol che il suo ultimo gol, che è il suo, sì, no? Il terzo boss. Sì, sì, perché è venuto da noi a dicembre dal calcio, e quindi deve pagare l'ambientamento ora. Il 2005 Simone Andrea che ha fatto gol. Molto sveglio, anche con un gioco di gambe, sì, niente male. Sì, sì, anche se fisicamente anche abbastanza prestante. E niente, speriamo che Ferrante non sia fatto niente, anche se c'è la sosta, per poter cercare di recuperare per la partita contro Prato e di finire al meglio questa stagione. Ecco, la mia domanda me l'ha un po' bruciata, mister, perché sembra fallo evidentissimo, l'arbitro l'ha ammonito anche il giocatore che l'ha causato, però non mi sembrava un fallaccio da far male. Come è successo? È cascato male, ho messo la caviglia sotto? Ma guarda, su questo terreno così può succedere, poi dopo in generale nel futsal c'è talmente tanto poco spazio, e quindi duelli sono frequenti, ci può stare, ecco. Mi dispiace perché è successo su, non so, 5-1, 6-2, una roba del genere, quindi 6-1. E quindi lui per noi è un giocatore importante, e speriamo che non sia fatto niente. È rimasto in campo per quasi tutta la partita fino all'infortunio, sì, che voglio dire, un giocatore sì che è importante. Sì, 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 come tutti sono importanti, però per lui, per noi, lui fisicamente è di qualità, e quindi, e soprattutto di quello che vogliamo fare, riesce a dare una mano ai ragazzi giovani e di fare un certo tipo di percorso, ecco. Io vi faccio già i complimenti per cosa ho visto, che la vostra formazione è scesa a Maremma con intenzioni abbastanza bellicose, non ci regala niente ed è giusto che sia così. Avete messo in crisi per buona parte del primo tempo, se non no, ai 3 minuti finali, poi hanno fatto, in poche parole, 3 gol in 2 minuti, 17, 18, 19. Sì, ma non, allora, se l'altra squadra fa gol perché sono bravi, non dico che non sono bravi, che se la guadagna tramite, perché poi dopo fanno una pressione e costringono che noi di sbagliare, è bravura anche questa, non voglio dire questo, però sono stati gol evitabilissimi e dovevamo gestire meglio quegli momenti in cui dopo 15 minuti buoni, anzi buonissimi, messi in crisi una squadra che non so se qualcuno qua, forse non so, Reggio o contro Bologna, perché sono quelle squadre, Bologna ha perso qui, o Ponte Rodoni o Pontedera, che è stata una partita, sì, vedendo i risultati, però penso che la mia squadra e noi abbiamo giocato bene 15 minuti, dove pecchiamo e quando prendiamo gol come c'è. Voi avete vinto, se non sbaglio, errato anche a San Giovanni. Pertanto, sì, a San Giovanni, sì, non si vince, però, se ci sarà veramente una squadra, sì, ma noi cerchiamo con sempre i di giocare, cosiddetti attributi. A me non piace venire, chiudermi nei 10 metri, poi magari perdiamo lo stesso 7-3, però non ho provato niente, quindi almeno cerchi di provare, vedi dove sbagli, può essere che sbaglio io da quel punto di vista come atteggiamento, però
il fatto che per 15 minuti atteggiamento che avevamo avuto abbiamo messo in crisi una squadra che è lassù nella classifica e che ha, non so, 20-30 punti più di noi. Io rinnovo i complimenti, mister, se no andiamo troppo lunghi, poi ci tagliano, io non voglio invece che nessuno mi tocchi quello che ho fatto. I complimenti glielo fatti già prima, buon viaggio di ritorno, in bocca al lupo per il finale di campionato. E poi una curiosità, un ex jugoslavo come lei, di che nazionalità è? Serbo. Ecco, voglio dire, sono slavo origine serba. Ecco, slavo origine serba vuol dire che dov'è che il calcio a 5 è una... E va di moda anche lì? Andava di moda, nel senso che andava di moda come un po' dappertutto. Adesso, ma ora ragazzi, vivi qui in... Vivo a Bologna dal 1992, quindi... Bene, mi ha fatto piacere trovare anche un ottimo tecnico, oltre che grazie, una bravissima persona. Buon viaggio di ritorno. Buon lavoro anche a voi, grazie mille. Alla prossima.